L'alleanza tra medico e paziente rappresenta il presupposto fondamentale per riuscire ad ottenere un'adeguata prevenzione cardiovascolare e più in generale un'adeguata gestione delle malattie croniche. Infatti è evidente che le patologie croniche impongono schemi terapeutici più o meno articolati e soprattutto la necessità che questi schemi terapeutici vengano seguiti nel tempo. È evidente che ogni schema di trattamento deve rappresentare il prodotto di una collaborazione tra medico e paziente. Il medico deve essere pienamente convinto di quello che sta facendo, deve essere pienamente consapevole dei vantaggi che possono derivare da un determinato approccio terapeutico. Dall'altra parte il paziente deve essere responsabilizzato nei confronti del progetto terapeutico, perché soltanto se il paziente è convinto dei risultati che possono derivare da un determinato trattamento sarà adeguatamente aderente, perché il concetto fondamentale in prevenzione cardiovascolare, ma più che altro nella prevenzione delle problematiche croniche, è che il paziente sia convinto dell'efficacia del trattamento e della necessità di continuare nel tempo questo trattamento, perché troppo frequentemente noi osserviamo una discontinuazione nell'assunzione delle terapie. Parliamo della terapia ipocolesterolemizzante piuttosto che della terapia con farmaci anticoagulanti o ipocolesterolemizzante. In realtà questi trattamenti, nel momento in cui devono essere avviati, vengono poi continuati nel tempo. È bene quindi che il paziente sia perfettamente consapevole di questo percorso, che evidentemente rappresenta il frutto di una sorta di alleanza tra medico e paziente, alleati nell'ottenere un risultato. Il risultato è il miglioramento dello stato di salute del singolo, la conservazione dello stato di salute del singolo, e in ciò evidentemente anche un interesse sociale di estrema rilevanza, perché la patologia del singolo ha poi delle ripercussioni sociali ed economiche assolutamente importanti. Quindi è evidente che noi abbiamo una precisa responsabilità individuale e sociale del mantenimento dello stato di salute del singolo, e questo deve necessariamente passare per una piena condivisione degli obiettivi terapeutici tra il medico e il paziente, una vera alleanza che rappresenta il presupposto fondamentale per una sana gestione delle problematiche cardiovascolari, ma più in generale delle patologie croniche, che rappresentano oggi nella nostra realtà occidentale una delle principali voci, cioè di spesa socio-assistenziale, ma anche uno dei principali determinanti dello stato di salute o all'opposto di malattia del singolo paziente. Storie di pazienti cronici per parlare di aderenza terapeutica. Perché tu non eri abbastanza? Nonno, bevi. Bere fa bene e lo sai. Bevi, bevi. Bevi, bevi. Posso rubare la vostra vita? Quando ti renderai conto che non puoi più comportarti così alla tua età? Alla mia età? Io mi sento un diciottenne, un ventenne. 25enne? Facciamo trentenne e non se ne parli più. Facciamo due volte trentenne, anzi forse tre volte. Anche il dottore mi diceva sempre che sono sano come un pesce. Diceva? Beh, guarda, scoppio di salute. Mi sento così bene. Cosa me ne faccio io di medico? E poi ci sei già tu. Ok Google, avvisami fra 7 minuti. Non ho capito. Ok Google, fai un suono fra 7 minuti. Non ho capito. Una delle regole del burraco è che a ogni turno il giocatore o prende una carta dal mazzo o prende gli scarti. Non voglio prendere uno scarto. E perché non lo chiedi all'uruguaiano che le ha inventati nel 40? Uruguaya. Uruguay! Prego, ma perché non mi capisci? Ehi Google, imposta allarme fra 7 minuti. Ok, mon amour, allarme inserito. Solo io ti capisco veramente, amore. Lo so. Traditore.
riesci a stare lontano da me? Niente di tutto questo, che ci fai qui? Pensavo fossi ancora con quel cubo da discoteca. Chi? Margherita? Ma no, è solo una conoscente, poi lo sai che non faccio altro che pensare a te. Ascolta, caro il mio Rhett Butler, ma poi sei andato dal medico? All'inizio non credevo a questo medico. Poi ci siamo spiegati meglio, mi ha detto quali sono i rischi della mia malattia e quali sono gli effetti dei farmaci che prendo. E ha conquistato la mia fiducia perché mi ha detto che ballare mi fa bene. Allora, che aspettiamo? Sì. È fondamentale costruire una reale alleanza tra medico esperto e paziente esperto. Un rapporto caratterizzato da ascolto e fiducia, che sostenga in maniera corretta la relazione di cura. In questo modo il paziente riesce ad essere motivato nel seguire la terapia, ottenendo i risultati attesi dal trattamento farmacologico.